Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Good Night Milano. Io sono Marco, sono nato nel 97 e qui in studio con me ho una persona più giovane di me. Ciao Manfredi. Ciao, io mi chiamo Antonio, in arte Manfredi, e sono nato nel 98, quindi ti batto di un anno. E allora, chi sei innanzitutto? Allora, chi sono? Domanda difficile. Allora, io mi chiamo Antonio, sono nato a Salerno, adesso vivo a Milano. E sostanzialmente scrivo canzoni, vado anche all'università e diciamo quindi cerco di combinare queste due cose e nulla, mi piace la musica e spero di riuscire a farlo per lavoro. E visto che sei qua a Milano, perché sei qua a Milano? Ma in realtà io mi sono trasferito a Milano quando ero piccolissimo, avevo 3 anni, sono trasferiti i miei, io chiaramente sono salito con loro e a Salerno ho vissuto pochissimo, cioè proprio la prima infanzia e scendo 2 volte all'anno. Ma io mi sento più di Milano che di Salerno. A Salerno non ci sono mai stato, non l'ho mai vissuta davvero. E tu hai detto che vorresti fare il cantante come lavoro. E quando è che hai iniziato? Allora, io ho iniziato in realtà, avevo tipo 13-14 anni quando ho iniziato a suonare la chitarra. E ho studiato qualche anno chitarra, poi ho smesso perché mi rendevo conto di non essere abbastanza bravo, cioè c'erano altri ragazzi che suonavano insieme a me. Ed erano proprio a un altro livello, cioè riusciva più naturale. E allora così, un po' per gioco, un po' per noia, un po' per non lasciare la musica, ho invece iniziato a scrivere. E ho visto che la cosa mi usciva un po' meglio. Allora ho registrato le prime canzoni. Un giorno, un po' per scherzo, un po' così, vena goliardica, ho inviato una demo, che tra l'altro avevo registrato in un armadio a casa di un mio amico, quindi una demo fatta un po' In un così, armadio? in un armadio, perché i giubbotti facevano tipo da, come si Non dice? avevate neanche i No, pannelli. non avevamo i pannelli, era una cosa molto casalinga. E ho inviato questa demo a Fulica, così, per scherzo, per gioco. Fatto sta che poi a loro era piaciuta e quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme. E peraltro mi avevano scritto: "Ma hai altre canzoni da farci sentire?" Io non ne avevo. Però ho risposto: Sì, come? Ce le ho, ce le ho." E siamo andati a registrarle, cioè per non perdere l'occasione, ho detto: "Sì, ce le ho." Le abbiamo registrate in fretta e furia e gliele ho inviate. E penso che abbiano apprezzato l'impegno e visto che Sì. ora Sì, sei attualmente con Fulica. spero abbiano apprezzato l'impegno. Poi comunque c'è stato molto lavoro negli anni a venire. Adesso lavoriamo insieme da quasi 2 anni e diciamo che da lì abbiamo iniziato a fare sul serio. Anch'io ho iniziato a fare le cose un po' meglio, ma almeno in modo più strutturato. Quindi spero abbiano apprezzato, spero apprezzino. Quindi professionalmente hai iniziato da 2 anni. Sì, praticamente da 2 anni. Sì, finora, diciamo, in questi 2 anni ho lavorato principalmente in studio. Sono stati 2 anni secondo me molto importanti perché ho avuto modo di lavorare con altri artisti e quindi ho imparato tanto. Questo è lo dicevo anche prima con Loris, il mio manager, è un lavoro che un po' si ruba, si assorbe, nel senso che lavorando con altre persone, piano piano inizi a capire come lavorano loro, prendi il meglio da ciascuna e sviluppi un po' un tuo stile. Qual è stato il giorno del tuo debutto, il giorno in cui ti sei reso conto che la gente ti riconosceva per strada? Allora, che la gente mi riconosceva per strada. In realtà, una sera avevo deciso di andare al Magnolia, che è un locale qui vicino a Milano dove fanno musica indie che io frequentavo da un po' come ascoltatore. Una sera ero andato insieme a dei miei amici, mancavo da tipo un anno, e loro per scherzo hanno detto: "Facciamo che bevi un ciupito per ogni persona che ti riconosce." Ah, io in realtà bevo pochissimo, quasi non bevo. Ho detto: "Va bene, dai, ci sta." Fatto sta che a fine serata mi avevano riconosciuto tipo 13 persone. E allora io ho detto: "Ragazzi, evitiamo perché potrebbe essere disastrosa la serata." E non me lo aspettavo, comunque è emozionante perché poi le persone che ti fermano sono sempre persone che in qualche modo sono affezionate a te. Quindi magari ascoltano la tua musica, ti seguono da tanto. E quindi è sempre bello se ti fermano, scambiare anche due chiacchiere. Diciamo, lì ho capito che qualcosa stava funzionando. Tu hai detto musica indie, spieghiamo ai nostri Sì. spettatori, Ah, diamo cavolo. una definizione di musica indie. Allora, è una domanda difficilissima, nel senso che, cioè, indie in realtà non significa nulla. Cioè, la musica indipendente, non so cosa, cioè, magari ti autoproduci, magari un'etichetta che non è una major, qualcuno lo vede come un genere musicale. A me, se chiedono, dico che faccio pop, perché così me ne lavo le mani, però in realtà, ho a che fare con una realtà indipendente come Fulica, però comunque. Cioè, indipendente non significa, tra virgolette, fatto male. Cioè, noi secondo me lavoriamo molto bene, studi molto belli e via dicendo, quindi
non lo so, a Nicola in realtà il boss di Fulica, il termine indie non piace molto e quindi anch'io ho finito per non usarlo, quindi non saprei che cos'è l'indie. No, Io faccio bene. musica, Nel poi 2019 è tempo che si faccia chiarezza sul termine, quindi dobbiamo definire cos'è indie. Niccolò Contessa a sto punto è ancora indie? Nicola Contessa, che fine ha fatto Nicola Contessa? A me Non lo manca. so, Ci vorrebbe Nicola Contessa. l'altro giorno ha cancellato i suoi album da Spotify, è stato un momento brutto per tutti quanti. Ah, non la sapevo questa cosa. È molto brutta come cosa. Molto brutta, adesso non sono più ascoltabili su Spotify i suoi primi due album. I Milano suoi primi due Loser, anni. Sì, i primi due album. esatto. Cavolo. E Niccolò Contessa non sappiamo che cosa sia, probabilmente sta ancora lavorando, si spera, però Sì. parliamo del tuo. Ok. Tu quante canzoni hai scritto dopo la demo che mi ha dato a Fulica? Troppe, ne ho scritte davvero tantissime, perché poi io scrivo molto, comunque non facendo attività live, ho molto tempo per lavorare, soprattutto sulla scrittura, che poi comunque a me piace molto. Ne ho pubblicate però pochissime in realtà, per ora ne sono uscite 5, che sono poi 5 singoli che abbiamo già fatto uscire, però ne ho scritte davvero tante, forse ne ho il repertorio più di 30. E stiamo lavorando a diverse canzoni adesso, perché dopo questa prima sfornata di singoli vorrei fare qualcosa di più completo, di meglio organizzato. Non so ancora se è un disco, un EP, però qualcosa insomma di più omogeneo. Vorrei dare più materiale e quindi stiamo lavorando molto su quello. E in realtà si lavora molto di più di quanto sembra, cioè magari il pubblico vede 5 canzoni pubblicate, però adesso io sto lavorando tipo a 8 pezzi contemporaneamente, quindi sono più i pezzi a cui sto lavorando che quelli che ho pubblicato, quindi c'è tanto lavoro dietro. Quindi questi 5 pezzi li hai scritti nell'arco di poco tempo, nell'arco di 2 anni, li Sì. hai prodotti tutti con Fulica e questi altri 30 pensi possano diventare tutti 30 canzoni distinte? Allora, in realtà i pezzi poi evolvono tantissimo, cioè delle volte magari, non lo so, hai un pezzo dove il ritornello ti piace ma le strofe no, e poi allora quindi riscrivi le strofe, magari le strofe le prendi da un'altra canzone, quindi ho 30 lavori iniziati, tutto quanto un grande cantiere aperto, però poi non so bene che cosa diventeranno, sicuramente molte non verranno mai pubblicate, anche per una questione di tempi, anche perché comunque più vai avanti, più diventi bravo a scrivere, più scrivi, più le canzoni vecchie ti sembrano così, no? Un po' fatte male, quindi dici no, questa non la pubblico, e quindi in realtà molti pezzi li lasci lì. Ok. Allora, la prossima domanda è proprio su una canzone vecchia, così ti facciamo vergognare. 2123. 143. 2143, Milano perfetto. Navigli. Milano Lose, non mi ricordo il capo. Ok. 2143, Milano Navigli. Non sei l'unico ossessionato da Milano, Sì. evidentemente. E quindi, come ti è venuta? Che cos'è? Ok, Cosa significa per te? il mio primo singolo, una canzone a cui sono affezionatissimo perché, vabbè, la prima canzone che è uscita con un'etichetta, quindi il primo vero lavoro importante. L'ho scritta la prima volta che sono stato su Naviglia a Milano, tardissimo, cioè tipo avevo 17 anni, non ero mai stato sui Navigli, prima per me Milano era soltanto il centro, ed ero rimasto affascinato dai Navigli, che comunque rispetto alla zona centrale di Milano sono qualcosa di molto più romantico, queste luci soffuse, il Naviglio che scorre, e mi è rimasto molto impresso, quindi un'immagine che poi ho messo per iscritto in questa canzone, e l'ho registrata peraltro il giorno prima del mio orale di maturità. Quindi è una canzone piena di ricordi, che parla di molti miei amici, persone che fanno ancora parte della mia vita, della mia ex di allora, parla molto anche di me. È una canzone molto intima, molto sentimentale e sono molto affezionato a quella canzone, moltissimo. Naviglio grande o Naviglio pavese? No, Naviglio grande, per me il Naviglio è il Naviglio grande. Lo so, anche il Naviglio pavese merita una canzone. Qualcuno scriva una canzone sul Naviglio pavese. Quindi, hai detto la tua ex di allora. Sì. Significa che nelle tue canzoni ne ripercorri più. Stai insinuando qualcosa di brutto, no? No, io faccio giornalista, ho ascoltato le tue Certo. canzoni, vedo che c'è sempre una persona ricorrente. Non penso sia la stessa persona, dato lo Ok. stile differente, però vedo che tu ci tieni molto a inserire la tua vita privata, la tua vita intima o almeno le tue relazioni all'interno delle tue canzoni. Allora, sì, diciamo che io non tratto mai argomenti molto, molto complessi, cioè nel senso non parlo mai di problemi
politica, non parlo mai di, non so, argomenti filosofici, parlo di me, perché chiaramente la mia vita è l'argomento che conosco meglio, che comunque mi emoziona di più. E quindi mi capita spessissimo di parlare di ragazze che ho frequentato, di mie relazioni passate, relazioni finite male, amici, perché alla fine sono quelle le cose che io vivo sulla mia pelle, quindi quelle le cose di cui mi va di parlare, anche perché secondo me la musica, nella musica devi parlare di te. Io parlo delle cose semplici che mi succedono tutti i giorni, c'è anche in qualche modo la voglia di farsi conoscere come persona, e quindi cerco di coinvolgere anche chi mi ascolta in minima parte, quantomeno, nella mia quotidianità, in quello che mi succede. Di quante persone parli, più o meno, in questi 5 singoli? Di quante persone parli? Allora, Navigli parla di una ragazza, Cuffiette parla di una ragazza diversa, poi Noi meno tu parla di un'altra ragazza, la terza ragazza, e Occhiali a specchio parla sempre della stessa ragazza, di Noi meno tu, okay. E caspita, mi sto perdendo una mia canzone, Ho smesso di scrivere, parla sempre di quella stessa ragazza, quindi 3 ragazze in tutto. 3 ragazze? Sì. In Ho smesso di scrivere, mm-hmm. Tu sembra che stai parlando del blocco, del classico blocco dello scrittore. Ah sì, perché io in realtà riesco a scrivere soltanto quando sono triste, cioè una frase rubata a Tenco, io scrivo solo canzoni triste perché quando sono felice esco, ed è vero, cioè nel senso la felicità non mi ispira mai scrittura, è sempre quando sono preso male che voglio scrivere, perché poi invece quando sono felice faccio mille cose, esco, mi diverto, per fortuna sono triste spesso, no scherzo. Dobbiamo augurarci che tu sia triste spesso, perché è così. Op. Scusate in studio per il problema all'audio. Dobbiamo sperare che tu sia triste spesso, perché così ci produci le canzoni. No, spero di no. Cioè comunque adesso sto scrivendo anche di cose più allegre, tra virgolette, no? In realtà sto parlando di rotture varie, cose varie, però comunque io ora penso di essere felice. Ora mi descriverei come felice, però è chiaro che magari le canzoni a cui sto lavorando sono canzoni che ho scritto in passato e quindi magari parlano di cose meno allegre. Ci sta. Sì. Ma adesso sei a Milano solo e esclusivamente per fare il cantante, oppure ci sono altre ragioni? No, io a Milano studio, poi a Milano in realtà ci vivo, quindi in ogni caso rimarrei qui su Milano, studio al Politecnico, e chiaramente poi per la musica Milano è comodissima, perché è qui il vero centro della musica secondo me, e quindi anche per lo studio, per la vita in generale, Milano è una città che a me piace tantissimo. Il centro della musica l'hai definito? Beh, a molti immaginano la scena romana, chiaramente la scena romana dal punto di vista artistico Roma ha un'importanza grandissima, però se va a vedere tutte quante le etichette dove si trovano, sì è vero, c'è molto anche su Roma, però a Milano comunque hai Spotify, hai Universal, hai Fulica, quindi hai tanto anche a Milano. No, solitamente come, spero che il tuo capo non mi picchi, come musica indipendente si prende Bologna come centro. Beh, come simbolo, come simbolo Bologna, sì, è vero, perché poi comunque lo Stato è di Bologna, appunto, quindi con questa band e soprattutto che vincia dischi. Che sì, è vero, vero. Però se tu pensi ad esempio a Bomba Dischi, cioè quindi Calcutta, sì. Un nome gigante su Roma, se pensi ai giornalisti, sono romani, c'è tanto di Roma. Cioè adesso se dovessi dire chi è la protagonista della musica indipendente italiana attualmente, direi Roma. Roma e... Tu hai detto che non fai live, giusto? Attualmente no, ancora no. Come mai? Allora, in realtà io penso questa cosa. Io ho fatto uscire 5 singoli, quindi se io facessi un live si tratterebbe di 5 canzoni, che comunque se ci pensi sono davvero poche. Nel senso, anche 3 minuti a canzone diventa quanto? Un quarto d'ora? Secondo me se tu devi uscire live, devi portare la musica al vivo, devi portare qualcosa che valga la pena di venire a vedere. Perché comunque le persone partono da casa, anche se il biglietto è gratuito, si devono mettere in macchina, quindi spendi la benzina, trova il parcheggio, ti dedicano una serata, che è tanto, cioè io ti sto dedicando una serata del mio tempo, quindi chi mi viene a sentire voglio che abbia qualcosa di bello da vedere, quindi voglio preparare un live come si deve, con più canzoni e anche senza particolari, non so, effetti speciali o cose varie, però io voglio che chi viene a un mio live, quando torna a casa, dice sono proprio felice di essere andato lì, ne è valsa la pena. Adesso uno dei tasti dolenti. Ok. Cover pronto. Boys e cover girl della musica indie. Ok. Quindi, in realtà non ho un'opinione a riguardo e non c'ho nemmeno un rapporto, ma non per cattiveria. È proprio che in realtà
il lato artistico e le cover, secondo me sono due cose molto diverse. C'è in realtà un ragazzo che fa cover, che prima seguivo di più, adesso per questioni di tempo lo seguo meno, il cantautore misterioso. Il cantautore misterioso. Cioè, lui secondo me aveva delle idee davvero molto forti, perché poi ogni volta faceva qualcosa di nuovo, cioè andava al di là della semplice cover. Però secondo me, e quindi lui ci mette del qualcosa. Però la cover e basta, a me fa molto piacere se qualcuno fa una mia cover. Però l'artista vero, secondo me, è colui che pubblica delle sue canzoni, che parla di sé, che non me ne vogliano, non me ne voglia nessuno, cioè anche cantare, saper cantare è un'arte. Però io, dato che mi concentro molto sui testi, preferisco sempre più chi pubblica materiale originale. Quindi il cantautore misterioso, in caso avesse un progetto parallelo, saluto innanzitutto il cantautore misterioso. Saluto anch'io. Che, in caso avesse un progetto parallelo di autoproduzione di propri dischi, e a quel punto non sarebbe più un cover boy, sarebbe un qualcosa di più. Credo di sì. Comunque il problema è che magari, non lo so, ipotizzo, verrebbe sempre un po' visto magari come cover boy, però comunque a lui va bene perché ha mantenuto questo aspetto dell'anonimato, quindi potrebbe far uscire un progetto senza che nessuno sappia che lui prima faceva cover. Però secondo me lui anche come artista potrebbe avere del potenziale, perché ha le idee. È lì la forza, l'avere l'idea. Una volta che tu sei una fabbrica di idee, qualcosa di buono, riesci a tirarlo fuori. Abbiamo parlato di anonimato, effettivamente tu non è che sei anonimo, però ci sono molti artisti che scelgono l'anonimato. Ok. Negli anni passati abbiamo avuto Liberato. Liberato. Mischeta, che continua tutt'oggi. E Liberato, vabbè, è scomparso nel nulla. Ha fatto uscire il disco poco tempo fa. Ah sì? È passato un po' in sordina. Perché forse, non lo so, ci ha messo tanto a farlo uscire, però ha fatto uscire il disco poco tempo fa. Ah, buono a sapersi. Volevo chiederti, secondo te l'anonimato è un veicolo adatto a tutti i tipi di musica? Allora, io sarò brutale, a me questa cosa dell'anonimato non piace. Nel senso che l'hanno fatta i Cani, non so, all'inizio loro suonavano con i sacchetti di carta in testa ed era forte. L'ha fatta Liberato e è stato gestito bene, perché c'è stata tutta quanta la cosa dell'anonimato, cose varie. Però c'è questo fatto che l'hype, in qualche modo, che l'interesse sia chissà che faccia ha, non mi sembra qualcosa di bello. Nel senso che per me l'interesse è chissà quale sarà la prossima canzone che fa uscire. Non voglio soffermarmi su un artista perché non conosco chi è, si copre la faccia. Cioè, Calcutta, per prendere un nome così, io sono curioso di sapere qual è la prossima canzone che farà uscire. Liberato, oramai, sarei quasi più curioso di vedere la faccia. Cioè, magari se ascolta un nuovo pezzo, se esce un nuovo pezzo, me lo ascolto così al volo, però sarei molto più curioso di vedere la faccia. E quindi, non so, l'aspetto della musica va quasi in secondo piano. Infatti io ci ho messo la faccia sin da subito, anche perché comunque parlo di me stesso, parlo di cose in cui in qualche modo credo, cioè il romanticismo, la mia visione dell'amore. Poi si può essere d'accordo o no, però ci metto la faccia in quello che dico, perché secondo me soltanto mettendoci la faccia sei davvero credibile, quindi l'anonimato non mi fa impazzire. Adesso siamo quasi in chiusura, chiedo le ultime due domande. Certo. A prescindere da quelli che ti invitano alle interviste, okay, com'è il rapporto con i tuoi fan? Ah, a me piace moltissimo, cioè nel senso io penso di avere un pubblico molto variegato, sia dal punto di vista dell'età, sia dal punto di vista del genere. Utilizzo moltissimo Instagram perché è il modo più diretto per avere un rapporto con i fan. I fan, non mi piace nemmeno chiamarli fan, con chi ti ascolta. Quindi non so, io magari su Instagram faccio cose tipo, sai, il tag delle domande, no? Con la posta del cuore. Quindi c'è gente che mi dice, sono stato lasciato, oppure questo ragazzo mi ha detto questa cosa, secondo te cosa dovrei fare? E io mi diverto a rispondere perché, cioè, quasi come se fosse un bar enorme con un sacco di amici. Poi purtroppo non riesco a rispondere a tutti perché sono davvero tante le domande ogni volta. Faccio quello che posso, però a me piace avere un rapporto molto amichevole con chi mi ascolta. Quindi ti piace questo aspetto di posta del cuore delle storie di Instagram? Sì, sì, a me questa cosa fa davvero volare. Ma poi anche se mi fermano è sempre bello, anche perché comunque sono sempre persone molto educate. Quindi questa cosa qua, anche perché adesso è un pubblico ancora piuttosto piccolo, quindi riesce ad averci un rapporto, a chiacchierarci, non c'è mai quello che, non so, si avvicina, si fa la foto e nemmeno ti saluta. Quindi da questo punto di vista un bel pubblico, sono felice. Quanto spesso ti succede di essere interrotto, di essere comunque fermato in mezzo alla strada? Allora, ai concerti spesso. Ai concerti comunque io frequento molto il mondo indie, se così lo vogliamo chiamare. Quindi è chiaro che lì ci sono tutte quante persone che seguono quel mondo, ed è più facile che ti riconoscano. Per strada mi sarà successo 7-8 volte, tipo in treno.
però invece concerti più spesso. Sì, perché i concerti ovviamente c'è gente che Certo. ascolta. Tu ci vai come ascoltatore. Certo. E quanto spesso ti accade che la gente ti chieda quando è che farai un live, quando è che farai un concerto, Di quando è che... confermo. Di continuo. Io infatti ho questa cosa, io sono una persona molto ansiosa e adesso la prima domanda che mi fanno quando mi fermano, cioè nemmeno mi salutano proprio, ma quando fai i concerti? Quando inizi con i live? Quando esce il disco? Io sono, devo fare veloce, devo fare veloce. No, io spero, stiamo lavorando tanto, quindi da questo punto di vista sono tranquillo, non sto lì a girarmi i pollici. Spero per questo inverno di riuscire a dare una svolta al progetto, quindi far uscire qualcosa di nuovo, qualcosa che non sia un singolo e basta. Spero di iniziare con i live, anche perché poi è lì il bello, no? Quando inizi a incontrare le persone dal vivo che cantano con te, senti davvero il calore di chi ti segue. Però appunto sto ritardando, come dicevo prima, per fare qualcosa di bello, non per pigrizia. No, meglio che tu aspetti e faccia qualcosa di bello. Immagino un tuo primo concerto. Ok. Dove sei? Quante persone ci sono davanti? Quante persone effettivamente è un po'... Quante persone posso soltanto sbagliare? Nel senso che se dico troppo poco, sembra che io, non lo so, mi sottovaluti, faccio quello, oddio no, non me l'aspettavo. Se ne dico troppe e ce ne sono di meno, faccio una brutta figura. Ah, diciamo, il primo concerto, i primi due concerti, io direi Milano e Roma. Milano perché è la mia città, quindi mi piacerebbe iniziare da Milano e Roma perché, come dicevo prima, secondo me attualmente la capitale della musica indie. Tra tutti i palchi che ci sono a Milano, quale vorresti? Allora, come palchi io inizierei da San Siro. No, scherzo. Beh, tutti quanti hanno il sogno di San Siro, è chiaro. Però no, inizierei dai locali un pochino trend, tra virgolette, di Milano. Ci sono il Magnolia, c'è l'Apollo che fa, non so se lo conosci, Spaghetti. È interessante come format. Poi comunque c'è anche il Rocket. Ce ne sono tanti locali importanti a Milano. E diciamo che inizierò a pensarci poi in modo più concreto quando si avvicineranno i live, anche perché non sai mai che numeri farai da qui all'uscita del disco, e quindi devi regolarti anche in base a quelli. Attualmente a spannometri, proprio a spannometrica, quante persone Ok. pensi ti ascoltino durante un mese? Durante un mese 34.200, no scherzo, no perché mi è arrivata prima la mail di Spotify for Artists che ti Sì? dice quanti ascoltatori avevo, quindi mi diceva a luglio ne hai fatti 34.200 e mi è rimasto impresso. Va bene, quanto è complicato entrare su Spotify per una persona normale? Io ho una canzone e voglio entrare su Spotify. Non l'ho mai capito, l'ho sempre fatto fare a Loris e Nicola perché è davvero difficile, perché inizi a parlare di distributori, quindi poi tu devi avere il tuo account da artista col quale puoi modificare. Infatti io l'account da artista non me lo sono nemmeno fatto dare perché ho paura di cancellare involontariamente delle cose. Io ho un account dove posso vedere i numeri che faccio e via dicendo, e poi Spotify tradizionale, però iniziano a entrare in gioco tante cose, cioè devi avere un distributore, devi organizzartela bene, devi perderci una giornata per capire come funziona. Quindi probabilmente il signor Contessa ha cancellato per sbaglio i suoi No, video. te temo di no, temo di no. Allora, io ti ringrazio per questi 20 minuti che ci hai dedicato. Grazie a voi. Ringrazio gli spettatori per questa puntata atipica di Goodnight Milano e ci rivediamo alla prossima stagione di Goodnight Milano.